Ma Acerbi, diciamo, come ragazzo, ho visto lui ha chiesto scusa, quindi no, non entro proprio nella dinamica del fatto concreto. Noi abbiamo appreso, voglio dire, di un'apertura di una indagine, di una verifica da parte del giudice sportivo, che in quel momento era ed è stato il giudice competente. E voi sapete che Acerbi era convocato in nazionale in via precauzionale anche per la tutela del ragazzo, per evitare, voglio dire, forme di distrazione da parte di tutti, ma anche di scarsa serenità da parte sua. L'abbiamo lasciato a casa, ma non l'abbiamo condannato. Lui ha spiegato ai suoi compagni come avviene per policy interna della nazionale. Ha dato le sue motivazioni, noi crediamo al ragazzo perché è evidente che è un ragazzo della nostra nazionale, è un nostro calciatore, un calciatore che indossa la maglia azzurra, chi indossa la maglia azzurra noi sappiamo che si ispira a certi valori e soprattutto sappiamo che è un bravissimo ragazzo e sappiamo tutto quello che lui ha dato in altre circostanze per diciamo, le persone che hanno sempre rivelato necessità di un aiuto di bisogno. Sul fatto specifico c'è una decisione del giudice che tutti devono accettare, me per primo, compreso anche chi si sente, voglio dire, non soddisfatto, chi si aspettava o chi ha alimentato altre aspettative. Purtroppo noi sappiamo, nell'ambito delle nostre organizzazioni quotidiane esistono dei principi che devono essere rispettati, altrimenti corriamo il rischio di far saltare tutto il sistema. Quindi per me, ve lo dico con molta, molta chiarezza, io accetto il verdetto, do per scontato diciamo che quello è il risultato finale sotto un profilo tecnico-legale. Sul piano umano io non mi esimerò ad abbracciare Acerbi appena lo vedo, ma non per, lo dico proprio sul piano umano, per me il ragazzo probabilmente non so se è andato sopra le righe, ho sentito anche le dichiarazioni del calciatore del Napoli subito dopo la partita. Mi sembrava che tutto fosse esaurito e non capisco perché tutto questo dovesse alimentarsi.